Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Il tema politico della settimana è stato quello relativo alla collocazione dell'Abruzzo nella trasversalità est-ovest in particolare, ma anche sui corridoi europei in generale. Argomento al centro del Consiglio regionale, tema unico che è stato affrontato in settimana dai gruppi consigliari della Regione e al centro da mesi di iniziative da parte delle forze produttive e sociali della nostra Regione che hanno dato vita ad un documento unitario per promuovere delle scelte fondamentali per il nostro futuro, futuro delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, delle nostre aziende, futuro dello sviluppo economico e logistico in particolare della nostra regione, che ha una collocazione invidiabile dal punto di vista geografico, ma non ancora del tutto sfruttata. Cercheremo anche di semplificare questi temi che in apparenza appaiono molto complessi per far cogliere qual è l'essenzialità della partita che si gioca adesso per il futuro. Lo facciamo con due ospiti in studio. Rappresentano solitamente parti sociali contrapposte, ma che insieme hanno dato vita al documento che è stato anche al centro della riflessione, dell'analisi e poi del voto del Consiglio regionale. Saluto e ringrazio Luigi Di Giosaffatte, direttore di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera, buonasera. Buonasera, ben rivisto. Diamo la buonasera ai nostri telespettatori, anche se registriamo in un orario mattutino, quindi daremo poi anche il buongiorno agli ospiti che stanno per partecipare sulla piattaforma Zoom. Diamo il nostro ringraziamento, il nostro benvenuto anche a Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL Abruzzo e Molise. Ben rivisto e ben ritrovato nei nostri studi, Grazie anche a voi, Ranieri. buonasera a tutti. E in collegamento Zoom sulla piattaforma online abbiamo collegati, ecco, quattro esponenti delle principali forze del Consiglio regionale che si sono confrontati nel dibattito che ha visto poi l'approvazione di un documento di maggioranza con i voti appunto della maggioranza. Da sinistra in alto saluto e ringrazio la capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi, vedete al suo fianco Guerino Testa di Fratelli d'Italia, Silvio Paolucci del Partito Democratico e Vincenzo D'Incecco della Lega. Un saluto, ecco, adesso ci salutiamo intanto con un gesto, voi interverrete per appunto spiegare agli abruzzesi quali sono le vostre posizioni, le vostre idee in merito. Avremo anche un contributo registrato che vi proporremo, ma io voglio entrare subito nel cuore del problema e spiegare intanto quanto sia importante questa partita, tanto importante che, e lo chiedo a Ranieri, insomma, si è passati anche attraverso una fase inedita per la nostra regione, quella di una concertazione sulle cose da fare avvenuta tra forze sociali che in tutti gli altri ambiti sono parti contrapposte, insomma, comunque parti se non conflittuali, comunque rappresentano interessi diversi. Per cui questo dà un po' anche questo documento sottoscritto da tutti, dalla CGIL a Confindustria, abbiamo preso sostanzialmente quasi due estremi, l'importanza di questa partita per il nostro futuro. Certamente il direttore ha detto molto bene. Noi abbiamo unito le nostre forze, le forze di tutte le organizzazioni sindacali confederali abruzzesi e di tutte le forze produttive, perché stiamo parlando, quello della trasversalità, un progetto strategico per l'intero Abruzzo, per il nostro Abruzzo costiero e per le aree interne. E quindi è proprio una visione strategica che colloca la nostra regione all'interno di un corridoio trasversale che noi dobbiamo assolutamente prendere, portare a casa, e per questo non ci possono essere divisioni, ma tutto l'Abruzzo, forze economiche, forze sociali, noi diremmo anche forze politiche, dovrebbero lavorare insieme per portare a casa questo risultato che, ripeto, per la nostra regione può significare davvero tanto. E lo stesso commento lo chiedo su quanto avvenuto a Di Giosaffatti, insomma l'Abruzzo capofila anche di una fase collaborativa e concertativa tra le parti sociali che probabilmente non ha precedenti su temi di così evidente rilevanza per il futuro di un territorio. Assolutamente sì, ci stiamo lavorando da un bel po' di tempo, più di un anno, diciamo che tutte o quasi le associazioni diciamo datoriali e tutte le organizzazioni sindacali storiche del nostro paese hanno aderito, si sono messi insieme per definire un documento strategico che impegnasse
Adesso è proprio il caso di sottolinearlo, che impegnasse la politica regionale e i nostri parlamentari abruzzesi che ci rappresentano appunto a Roma, e impegnasse appunto su un percorso, su una roadmap che non può vedere sbavature sul fatto che il corridoio mediterraneo Barcellona-Civitavecchia-Ortona-Pescara-Ploce sia il corridoio europeo che noi dobbiamo riportare a casa, il corridoio intermodale che farebbe sviluppare grandi infrastrutture che noi abbiamo da 50 anni sul nostro territorio, mi riferisco all'autostrada 24-25, mi riferisco alle infrastrutture logistiche come l'interporto Val Pescara di Manoppello, come l'autoparco di Avezzano, collegherebbe aree interne e aree esterne nella intermodalità europea, di quello che prima chiamavamo il corridoio 5, che oggi e il corridoio mediterraneo. Non ci sono sbavature. Tra l'altro il nostro progetto, la nostra idea è comunque alle basi scientifiche e i dati economici per reggersi in un discorso che abbia come must la sostenibilità. La nostra trasversalità è il percorso più breve verso l'est europeo e il basso Mediterraneo, non solo il percorso più breve ma anche quello più sostenibile economicamente a livello ambientale e sociale. Dal punto di vista politico la partita, il dibattito si è snodato anche su una questione di nomi e di luoghi. Lo ha già detto insomma Di Giuseppe, che le forze politiche auspicano un corridoio che si snodi tra Ortona-Pescara, quindi diciamo il lato abruzzese del nostro centro Italia e Civitavecchia. Il tema è fondamentale perché l'Abruzzo non fa parte dell'autorità portuale di Civitavecchia, si sono mescolati i discorsi relativi alle autorità portuali rispetto alle zone economiche speciali, insomma la politica ha dato valutazioni contrapposte rispetto a questo progetto e queste sono state al centro del Consiglio regionale in cui sono emerse appunto queste differenze. A chiedere il Consiglio regionale straordinario sono state due forze politiche, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico insieme agli altri gruppi di centrosinistra. Io su questo vorrei investire per primo Silvio Paolucci, che appunto è collegato sulla piattaforma Zoom, al quale chiedo quanto del documento delle forze sociali fosse anche al centro della vostra richiesta di Consiglio regionale, anche dei temi che avete posto all'attenzione dell'Assemblea regionale. Paolucci. Sì, intanto grazie direttore, un saluto a coloro che ci seguono. Vado subito al punto e alla domanda che mi è stata rivolta. Intanto è la prima volta... Vabbè, in regione sbattono le porte, qualcuno sarà esatto. Arrabbiato dalle sue parti. Allora, dicevo, intanto per la prima volta tutte e 16 le forze sociali in Abruzzo sposano un documento individuando una prospettiva. Noi riteniamo che la maggioranza non abbia colto questa opportunità. Tre giorni fa, durante il Consiglio straordinario, sostanzialmente le forze delle opposizioni chiedevano un documento con una maggiore forza e anche una maggiore credibilità. E aggiungo, chiedevamo di elevare il livello della sfida. Qual è l'incrocio delle opportunità e dei rischi di questo momento? I rischi sono evidentemente quelli collegati e legati come effetto della pandemia e che diciamo mordono in qualche settore anche più di altri. Io ho fatto l'esempio durante il Consiglio, per esempio, della grande difficoltà che sta attraversando il comparto dell'automotive. Ecco, rispetto a questi rischi noi abbiamo anche delle opportunità, che è quella di ridisegnare i corridoi della mobilità e del trasporto delle merci, quindi i luoghi e le traversate dello sviluppo da un lato e le risorse del PNRR dall'altro. Lì noi apriamo un dibattito e raccogliamo l'invito delle forze sociali. Le opposizioni sono state costrette a chiedere il Consiglio straordinario perché, per quanto ci riguarda, la linea di indirizzo su questo grande tema, su questi rischi e su queste grandi sfide e anche in ragione di queste opportunità non ci sembrava chiaro. Uno dei temi, lo ha toccato lei,
nella domanda che faceva, che illustrava, nei temi che illustravano, riguardava l'autorità e riguarda l'autorità portuale. Perché per credere fino in fondo all'apertura, scommettendo sull'apertura, su un nuovo corridoio economico, voglio aggiungere io, di merci, turistico e di passeggeri, di merci, punto numero uno, turistico e di passeggeri, numero tre per quanto mi riguarda, cioè in ordine di rilevanza, è necessario, a mio avviso, scommettere sul passaggio dell'autorità portuale e scommettere con risorse vere sui nostri porti. Senza queste due iniziative significative, oggettivamente è complicato poter contrattare l'apertura del corridoio trasversale. Altro ragionamento è quello invece adriatico, dove già c'è il governo e il MIT che da qualche anno stanno chiedendo di rivedere e di allungare il corridoio adriatico fino a Bari. Ecco perché è molto rilevante l'opportunità che ci si presenta, andava e va raccolta la sfida delle 16 forze sociali che all'unanimità chiedono questo, e occorre che il governo regionale abbia più coraggio per quanto riguarda questa grande sfida. Il documento che hanno approvato, a mio avviso, non ha questa, diciamo, non ha questo coraggio e non eleva il livello all'altezza giusta per cogliere questa sfida. Ecco Paolucci, resti con noi, tra poco torneremo in studio per una ulteriore domanda, poi appunto proseguiremo il nostro discorso. Linea alla regia soltanto per un istante. Allora, siamo tornati in studio e una domanda, anzi un'obiezione rispetto a quanto rappresentato al capogruppo del PD Paolucci, ma il tema dell'autorità portuale di riferimento. Se dall'Abruzzo l'asse si sposta verso Civitavecchia, non determina, come insomma pare sia stato evidenziato anche in atti e documenti, un rallentamento del processo, addirittura il rischio di una totale fuoriuscita dal regime della zona economica speciale? No, ormai questo tema è ampiamente superato, ci sono state interrogazioni parlamentari e precisazioni compiute, questo tema e questo rischio non c'è. Il rischio vero invece è del tutto evidente, che Ancona ha la stesso tipo di competizione e aprirebbe lo stesso tipo di competitività per quanto ci riguarda sulla trasversale, mentre noi siamo molto più complementari a Civitavecchia, il quale potrebbe vedere nello sviluppo invece nella nostra direttrice linee complementari, linee di investimento e di interessi complementari a quelle proprie. Di qui la scelta anche delle parti sociali di credere fino in fondo a questo tipo di indirizzo e di politica. Io davvero chiedo al governo regionale di provare a fare uno sforzo in più da questo punto di vista. L'atteggiamento delle opposizioni nel Consiglio regionale scorso, nonostante qualche intervento della maggioranza, non ha lo stesso tipo di livello per quanto mi riguarda, cioè più polemico, sembravano alcuni consiglieri o lo stesso presidente in una parte del suo intervento, consiglieri di opposizione e viceversa. No, chiederei invece di raccogliere questa sfida, di crederci fino in fondo e di aprire con credibilità una vertenza anche in Europa, passando per il governo italiano. Grazie. Se non facciamo questa operazione da un lato e investiamo sui nostri porti dall'altro, non avremmo la credibilità sufficiente per aprire una vertenza. Grazie Paolucci, sentiamo appunto una riflessione invece dal mondo del centrodestra, che ha a sua volta raggiunto una posizione unitaria col documento che poi è passato in Consiglio regionale. Chiedo al capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, anche di rispondere a queste controobiezioni alla domanda che io avevo fatto sulla ZES. È proprio così, come dice Paolucci, vale a dire c'è una totale differenziazione tra le due questioni, cioè la ZES non è a rischio se l'Abruzzo passa sotto l'autorità portuale di Civitavecchia, Testa? Ma innanzitutto buona giornata a tutti, buona giornata. Ringrazio lei direttore per aver centrato bene uno dei momenti più importanti di questo momento organizzando questo dibattito. Ringrazio gli ospiti e saluto gli ospiti studio e i miei colleghi. C'è stato questo consiglio regionale martedì scorso su un tema importantissimo e centrale, ma io innanzitutto non mi andrei un po' a legare al discorso se essere tifosi di Civitavecchia o di Ancona, anche perché la struttura stessa del ministero ha smontato
integralmente la presunta utilità di legarci all'autorità portuale di Civitavecchia stessa. E questo lo sappiamo tutti, sia noi forze di maggioranza che forze di opposizione, così come all'Europa poco interessa sotto quale autorità portuale l'Abruzzo deve stare. Quindi il problema della ZES, tra l'altro ZES riacciuffata per i capelli da questo governo regionale, perché è una ZES che non aveva le gambe per camminare, quella che è stata ereditata. Il collega Molucci parla giustamente di coraggio. Io penso che oltre al coraggio, il governo regionale, il presidente Marsilio, e vi sono atti e documenti ufficiali, stia dimostrando concretezza sia per quanto riguarda i finanziamenti già ottenuti, ad esempio per il porto di Vasto, e sia per il porto di Ortona, ma anche una visione, anche una credibilità nei confronti del governo, ma anche nei confronti dei colleghi, degli altri presidenti di regione, sia i presidenti che sono sulla nostra dorsale adriatica, ma anche gli stessi presidenti, ad esempio il presidente Zingaretti, si sta lavorando gomito a gomito affinché i pochi soldi stanziati, ad esempio per la Pescara a Roma, sono stati aumentati e saranno secondo me aumentati ancora di più, perché finalmente fra qualche anno questa infrastruttura, che aveva dalla parte sua solo tanto utopia, prende pian piano corpo e concretezza. Quindi io penso che la scelta di Ancona è la scelta che deve essere per forza. È importante che venga inserito il riconoscimento del corridoio nostro nelle reti TNT, perché questa è la vera sfida del futuro. Noi abbiamo tutti ereditato una situazione infrastrutturale ovviamente un po' obsoleta, sia per quanto riguarda i porti e le autostrade, e adesso si sta lavorando e si deve lavorare, tutti dobbiamo lavorare all'unisono affinché le infrastrutture siano più efficienti e ci sia una migliore integrazione anche multinodale. Bene, grazie Testa. Adesso volevo chiedere a Ranieri e poi anche a Di Giosafatte che cosa c'è di interessante, di positivo nel documento che è stato votato a maggioranza dal Consiglio regionale, e che cosa c'è invece di deludente rispetto alle vostre attese. Ma innanzitutto noi dobbiamo dire che abbiamo sempre ritenuto che la Regione Abruzzo non creda su questa sull'importanza della trasversalità in maniera profonda, fino in fondo. Noi abbiamo criticato, ad esempio, in questo caso come CGL, CISL e UIL, che nel documento Abruzzo Prossimo, il documento strategico della Regione Abruzzo, il tema della trasversalità viene affrontato, ma in modo, secondo noi, anche piuttosto marginale. C'è una visione innanzitutto sul porto di Civitavecchia. Se dobbiamo implementare una trasversalità, nostro passaggio sotto l'autorità portuale di Civitavecchia significherebbe essere i porti di Roma nel Mar Adriatico, e quindi è importante perché si ragionerebbe in termini di complementarietà. Quindi c'è innanzitutto una visione: con il porto di Ancona siamo naturalmente, diciamo, concorrenti rispetto appunto a una visione strategica. E poi, siccome qualcuno diceva che le strade dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, non dobbiamo pensare solo alle visioni, alle buone intenzioni, a quello che diciamo, ma dobbiamo pensare anche ad una concretezza, giustamente. Allora, io credo che certe volte la Regione si comporta come se fosse spettatrice in questo percorso. Noi abbiamo assistito ad un accordo con l'autorità portuale di Ancona, che è stata sottoscritta nel dicembre 2019, quindi oramai oltre un anno e mezzo fa, che vedeva e nel quale vi era scritto chiaramente che la trasversalità sarebbe stata quella Barcellona-Civitavecchia-Ortona-Ploce, ma non vi sono investimenti, o meglio, quelli che vi sono assolutamente risibili da parte dell'autorità portuale di Ancona sui nostri porti.
E questo dipende da una cosa abbastanza normale, cioè dal fatto che Ancona pensa ai loro investimenti. Pensiamo soltanto che nel corso del 2020 con il Ministero delle Infrastrutture vi è stato un accordo perché il Ministero delle Infrastrutture portasse sul porto di Ancona 40 milioni di finanziamenti per quanto riguarda la cantieristica e dei lavori di manutenzione. Questo non è avvenuto nei nostri porti. E se noi andiamo a vedere ogni tanto anche le pagine del Corriere dell'Adriatico, dei giornali delle Marche, ci vedono come concorrenti, come il nemico, non ci vedono come una complementarietà giusta e necessaria che dovrebbe esserci. Allora ci deve essere anche la concretezza degli eventi. I nostri porti restano dei porti abbandonati, i finanziamenti di cui si parla spesso sono finanziamenti che derivano da altri strumenti, anche vecchi, il Masterplan e così via, e tutto questo per fare il gioco di chi vorrebbe lasciare all'Abruzzo un ruolo assolutamente marginale. È questo che manca nel documento. Io vorrei che la Regione Abruzzo alzasse la voce rispetto alla carenza di finanziamenti ai nostri porti, alzasse la voce rispetto al fatto che l'Abruzzo fortunatamente si trova in una posizione geografica invidiabile, perché come diceva prima anche Di Giosaffatte, il percorso che dai porti del Tirreno, di Civitavecchia ci porta all'Adriatica, porta appunto nei nostri porti di Ortona e di Vasto, abbiamo già delle infrastrutture importanti, abbiamo già un dialogo forte con Roma, noi abbiamo un'autostrada, la 24 e la 25, noi abbiamo degli interporti collocati diciamo sia a Manuppello che ad Avezzano, il porto di l'aeroporto di Pescara fa volumi molto più interessanti dell'aeroporto di Ancona, perché noi siamo la periferia di Roma, lo siamo nei fatti, e quindi dobbiamo essere concreti. A me sembra che spesso la Regione enuncia anche alcune cose di principio ragionevoli nel documento, certo non posso dire che quello che c'è scritto non è condivisibile, ma la Regione sta quasi a svolgere un ruolo da spettatore, e questo è inconcepibile, perché c'è chi vuole rubarci questa partita sulla quale noi ci stiamo impegnando da anni. Ma non c'è il rischio di poi perdere tutto, di Giosaffatti, cioè non diventa un salto nel vuoto abbandonare quello che già c'è, cioè se Ancona per andare verso l'ignoto? No, non diventa un salto nel vuoto, perché tecnicamente e giuridicamente è possibile. Vorrei ricordare che la ZES nasce da un decreto ministeriale che ha una natura giuridica completamente diversa, e noi ci siamo informati presso i nostri uffici confederali perché non ci sia assolutamente impossibilità giuridica a fare questo passaggio all'autorità di sistema. Quindi non bisogna fare disinformazione su queste attività, anche perché la ZES avrà un valore strategico nella misura in cui anche la trasversalità Tirreno-Adriatico si realizzi in Abruzzo. E poi, per chiarezza dei telespettatori che ci stanno seguendo, è opportuno dire che noi non stiamo facendo una battaglia da soli, noi abbiamo una battaglia in concorrenza con la Regione Marche, che intende portare la trasversalità adriatica del Tirreno 5 da Civitavecchia ad Ancona, e questi progetti sono alternativi. Se la politica all'uniso non interviene con posizioni forti e nette su questa strategia, la politica si assumerà una responsabilità morale e politica nei confronti dell'intero Abruzzo per quello che non accadrà. Perché se non accade, non dovesse accadere che la trasversalità si realizzi come naturalmente è, diceva giustamente Carmine Ranieri, noi ci battiamo da anni, dal 2018, da quando ci fu la riforma sulle autorità nazionali portuali, almeno un embrione di associazioni di categoria, mi ricordo oltre alla Confindustria, CNA, Confesercenze, CGL, CISL e UIL, allora adesso ci sono tutti, c'è l'UGL, ci sono le altre associazioni di categoria, noi lì ci siamo battuti perché si arrivasse nella norma a definire la possibilità
di passare da un'autorità di sistema ad un'altra autorità, e ci fu appunto già all'epoca un accordo tra Zingaretti e l'allora presidente D'Alfonso per questo passaggio. Allora noi ci basiamo sui fatti e sui dati. Che cosa è accaduto dalla firma di quel documento strategico che fu firmato presso la Camera di Commercio di Chieti Pescara, dove l'autorità di sistema di Ancona si impegnava a rendere prioritario la trasversalità Tirreno Adriatico? Praticamente non è successo nulla, anzi i pochi investimenti che ci sono stati sono rimasti collocati su Ancona, e su questo noi dobbiamo assolutamente intervenire. Noi chiediamo semplicemente alla Regione di esporre quali sono gli investimenti programmati dalla trasversalità sui porti nazionali, in questo caso di Ortona e di Pescara, ma noi la nostra posizione è netta, noi diciamo che l'aeroporto di Vasto deve essere il porto di Vasto col passaggio alla trasversalità deve essere annesso in questo network. C'è la possibilità di convenzionarsi con le autorità di sistema anche a livello di ZES. A livello di ZES, Ortona e Vasto sono naturalmente i porti di riferimento. La legge italiana ritiene che le zone economiche speciali siano sempre fatte per lo sviluppo della portualità. Certo, si parte da lì. Però io volevo sentire una brevissima, se proprio riesce a mantenere la brevità, controreplica da parte di Quirino Testa prima di salutarlo, perché ovviamente sono state molte obiezioni al documento della maggioranza. Testa? Ma guardi, io nutro grande stima nei confronti delle associazioni di categoria con le quali anche in tempi passati mi sono sempre confrontato, anche da ex presidente della provincia, e so che il presidente Marsilio mi doveva incontrare in queste ore, ma probabilmente l'incontro sarà effettuato la prossima settimana. Io non mi vorrei impiccare ancora su questo discorso di Civitavecchia, di Ancona, ma perché io sono abbastanza certo, ma non perché lo dico io, ripeto, ma perché lo disse in tempi non sospetti il ministro, che Civitavecchia voleva dire la perdita della ZES. Io sono convinto che se vogliamo insistere su questa partita, il presidente potrebbe, la regione Abruzzo potrebbe anche dire: andiamo a Civitavecchia, ma se poi perdiamo la ZES cosa succede, che è uno strumento fondamentale? Io voglio dire un'altra cosa: dove sta scritto che Civitavecchia è pronto ad investire soldi sui nostri scali portuali? E chi dice che Civitavecchia ci farà venire le navi da crociera in Abruzzo? E poi voglio dire anche un'altra cosa: c'è un PRG dell'autorità portuale di Ancona che sta arrivando quasi a conclusione, dove ci sono delle provviste finanziarie importanti, anzi prima erano briciole, queste briciole sono diventate provviste finanziarie importanti, perché gli aeroporti, i porti di abruzzesi inseriti nell'autorità portuale di Ancona avevano una parte molto residuale. Adesso non è così, invece riniziare tutta questa procedura, e voi sapete meglio di me quanto le procedure amministrative sono lunghe per iniziare tutta un'autorità portuale, che non ci dà nessun tipo di certezza oggi, secondo me è lasciare una cosa molto certa nei confronti di una cosa molto incerta. Grazie Guarino Testa. Vediamo come viene vissuta questa partita anche a livello parlamentare. Ci ha inviato un contributo alla nostra trasmissione il deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro. La regia ora lo manda in onda, poi torneremo anche in chat con i nostri ospiti consiglieri regionali su Zoom. Sentiamo D'Alessandro. Al di là della gaffe esilarante del presidente Marsilio sull'Abruzzo che si affaccia sui tre mari, è meglio che parliamo di cose serie, e cioè della strategia della portualità e più in generale della funzione dell'Abruzzo all'interno di un sistema più grande, che non è solo nazionale, che è europeo e che è internazionale, cioè come si candida l'Abruzzo ad essere corridoio rispetto ai nuovi flussi commerciali che provengono dall'Oriente e dal Sud del mondo e che raggiungono l'Europa.
Quando ero in regione come delegato trasporti abbiamo avviato questa strategia, e cioè la strategia della trasversalità per collegare Ortona con Civitavecchia. Poi che cosa è accaduto? È accaduto che con la riforma del Rio, per la prima volta i porti nazionali di Ortona e Pescara sono entrati in un'autorità portuale. Prima, nonostante ci fossero porti nazionali in Abruzzo, eravamo fuori dalle autorità portuali, e cioè eravamo fuori dal piano di reparto. Ottenuto questo risultato, si è avviata la procedura per la ZES. ZES che significa attrarre investimenti sul territorio regionale, e abbiamo dovuto tenere insieme la ZES da un lato e la partita sull'autorità portuale dall'altro, fino ad arrivare alla proposta formulata con un accordo tra il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso e il Presidente della Regione Zingaretti per la trasversalità dei due mari e per la revisione delle reti TEN-T. Ci sono delle criticità, e sono in Europa in particolare. Il governo ha presentato questa proposta di modifica insieme ad altre proposte di modifica. C'è un primo grande problema: i porti, perché ci sia un riconoscimento di un corridoio e di una rete, devono collegare due porti core. Civitavecchia, entro i termini della revisione, sarà certamente porto core, ma non in ragione del tonnellaggio che non ancora raggiunge di lavorazione all'interno del porto, ma in ragione del fatto che viene riconosciuto come il porto di una capitale. Ortona non è, come noto, porto core, per cui ci saranno delle problematicità, e su questo io sto lavorando per ottenere un riconoscimento di Ortona non come porto core, che è legato ai volumi, ma come specializzazione, come funzione sull'Adriatico e quindi come porto strategico, affinché l'Europa possa accettare questo tipo di modifica della trasversalità. Però dobbiamo fare i conti con il fatto che, una volta acquisito la volontà politica, sociale, imprenditoriale, unitaria, quando abbiamo avviato questo progetto, ricordo a tutti che l'allora consigliere regionale di opposizione e l'allora consigliere Mauro Febbo e l'allora consigliere regionale di opposizione, oggi presidente del Consiglio, Sospiri, proponevano non di fare l'autorità portuale con Civitavecchia, anzi la criticavano, ma addirittura, e agli atti, proponevano di fare l'autorità portuale con Taranto. Immaginatevi se l'Abruzzo si fosse sposato con Taranto, e con tutte le conseguenze per legare ad una strategia la nostra regione. Di questo si tratta. Sbagliarono allora, continuano a sbagliare adesso, non nell'obiettivo ma nella modalità di attuazione. È necessario aprire un tavolo con sindacati regionali e nazionali, con le organizzazioni regionali e nazionali, con i tecnici del Ministero. Perché? Perché lì escono non il tema della volontà politica, lì esce il tema della fattualità del progetto che stiamo portando avanti dalla Giunta D'Alfonso ad oggi. Noi ci stiamo lavorando in questo senso, ma dobbiamo entrare nel merito, altrimenti rischiamo di parlarci solo addosso. Le dichiarazioni che abbiamo ascoltato di Camillo D'Alessandro, vi siano due temi fondamentali da sviluppare, che io vorrei fare appunto questa rispedirli sugli ospiti di questa trasmissione. Il primo è che cosa c'entra l'autorità portuale, ed è fondamentale, l'autorità portuale rispetto al discorso dei corridoi, cioè vale a dire, c'è una relazione tra la scelta di Ancona piuttosto che di Civitavecchia rispetto alla fattibilità dei corridoi? Perché il tema principale poi rimane sempre quello che l'Abruzzo non ha un porto core, come lo chiamava D'Alessandro, che sia comunque un punto di riferimento in grado di candidarsi ad un corridoio europeo. Quindi rimane questo tema fondamentale. Il secondo tema appunto è proprio quello di creare i presupposti perché il sistema portuale abruzzese possa avanzare questa candidatura. Ecco, io vorrei che insomma, ci sia anche una chiarezza di idee da parte della politica rispetto a questi temi, che vanno affrontati e risolti in pochissimo tempo, come diceva Di Gio Saffatte. Su questo vorrei coinvolgere l'altro esponente della maggioranza di centrodestra che ha ascoltato finora e che ringrazio e che saluto, è
il capogruppo della Lega Vincenzo D'Incecco. Vale a dire, ripeto ancora soprattutto la mia prima domanda, che è quella di cui insomma, abbiamo parlato finora, vale a dire, è fondamentale per il futuro dell'Abruzzo una scelta di Civitavecchia piuttosto che Ancona oppure no? Grazie e buongiorno a tutti gli ospiti e coloro che ci stanno seguendo o che ci seguiranno quando la trasmissione andrà in onda. Io intanto ringrazio per l'invito e ringrazio anche le opposizioni che hanno chiesto di fare questo consiglio che si è tenuto qualche giorno fa, perché evidentemente questo consiglio è stato utile anche per snocciolare un po' le tematiche che sono fondamentali, e evidentemente sono fondamentali perché se ad oggi ci troviamo in questa condizione evidentemente ereditiamo un percorso un po' accidentato, perché altrimenti saremmo già all'interno di reti, di corridoi, all'interno di un percorso che è quello che l'Europa prevede per lo sviluppo delle infrastrutture. Non dimentico di ringraziare le associazioni editoriali e le associazioni sindacali che hanno, come dire, ci hanno pungolato e hanno pungolato tutti noi affinché si potesse fare questo confronto all'interno di un consiglio regionale. È stato un confronto franco, probabilmente anche in alcuni momenti dai toni come dire, un po' forti, però probabilmente credo che alla luce di questo confronto noi siamo quasi tutti d'accordo su un percorso di crescita che evidentemente fino ad oggi non è stato fatto. Il percorso di crescita questa regione Abruzzo l'ho avviato perché ha ereditato, come ha detto chi mi ha preceduto, ha ereditato una situazione complessa per cui l'Abruzzo è fuori da tutto questo percorso. Cosa dobbiamo fare per recuperare questo percorso? Intanto avere le idee chiare. Le idee chiare sono determinate dal fatto che il Presidente della Regione ha avviato tutta una serie di attività e di tavoli che evidentemente fino ad oggi non erano stati avviati, che ci hanno messo nelle condizioni di interfacciarsi con tutte le altre regioni che sono già presenti in questo percorso, e l'Abruzzo è stato bravo e capace. Ora noi ci stiamo, come dire, strappando le vesti rispetto al tema Civitavecchia-Ancona. Io vorrei ricordare, ma questo è semplice farlo perché basta fare qualche piccola ricerca su Google, che il porto di Civitavecchia vive una condizione complicata, complicatissima, anche dal punto di vista finanziario. Qualche giorno fa, cioè, è uscita forse ieri, un'intervista su ADN Cronos del presidente del sistema dell'autorità portuale, che dice e grida, fa un grido d'allarme rispetto alla necessità di denari che il porto di Civitavecchia ha per tornare a vivere in una condizione normale. Vive un disavanzo il porto di Civitavecchia, quindi collegare lo sviluppo dell'Abruzzo, l'inserimento dell'Abruzzo nelle reti internodali, nelle reti core e nella rete TEN-T rispetto al rapporto con Civitavecchia, io credo che sia una questione abbastanza sterile. L'Abruzzo deve e per forza è nel necessario che entri all'interno di questo sistema dal quale è escluso da troppi anni, e lo deve fare attraverso il potenziamento sicuramente della rete trasversale, della rete adriatica, e lo farà e lo ha fatto perché è al centro del rapporto con queste regioni, perché le ha messe insieme, ha chiesto al Ministero e chiede al Ministero risorse anche all'interno del Piano Nazionale di Resilienza. Siamo certi che i potenziamenti ci saranno, siamo certi e i dati sono chiari, le autostrade A24 e A25, il potenziamento delle autostrade A24 e A25 sono al centro di questo processo di sviluppo per quanto riguarda la corsia adriatica. È altrettanto chiaro che gli investimenti sui nostri porti, anche nel PNRR, nel progetto che abbiamo presentato al governo, è altrettanto chiaro, oltre 300 milioni di euro per il potenziamento dei porti, e mi pare di capire che su questo siamo tutti d'accordo. Ora non si può relegare tutto il dibattito al tema Ancona o Civitavecchia, qui altrimenti saremo tutti quanti a difendere la posizione di chi dice che dobbiamo stare con Civitavecchia, di chi sostiene, nonostante alcuni ministri abbiano detto che questa cosa determina chiaramente una perdita e quindi l'uscita dell'Abruzzo della ZES, e di chi dice che invece sia più importante stare con Ancona. Noi siamo convinti che il percorso che questo governo regionale ha fatto e sta facendo è un percorso intanto da primo attore, e chiaramente all'interno del documento che abbiamo attivato ci sono le date degli incontri, le date delle attività in cui la regione è stata promotrice dei tavoli che sono stati realizzati, e chiaramente dobbiamo recuperare anni persi, quindi siamo qui
per collaborare con tutti, per ascoltare il grido d'allarme di chi è evidentemente, quindi parlo delle associazioni editoriali, di chi pensa che non dobbiamo perdere un secondo, un minuto. Siamo qui ad ascoltare anche e a recepire quelle che sono le proposte dell'opposizione, perché quando si tratta di potenziare il nostro territorio probabilmente non ci sono colori che tengano, e quindi dobbiamo lavorare all'unisono. Però non si può ridurre tutto allo sterile rapporto di Civitavecchia o Ancona. Evidentemente, e qui ritorno anche alla polemica che in questi giorni è rimbalzato sui social sul tema dei mari, è chiaro che non si può non riconoscere che l'Abruzzo è l'unica regione che ha un'attrattiva elevata, che non ha un sistema di autorità portuale. Questo è un problema, che anche questo che abbiamo ereditato e col quale dobbiamo fare i conti. Non è un problema, non è una colpa di questo governo regionale, ma questo governo regionale deve lavorare come sta facendo fino ad oggi, sulla scorta di quel documento che ha approvato e sulla scorta del fatto che ci sono evidentemente da tempo, da mesi, rapporti, relazioni costruiti e da costruire che ci permetteranno, viva Dio, di entrare finalmente nella rete intermodale, che ci ha visto, per colpa evidentemente di altri, fuori da questo percorso. Faccio un'altra domanda flash, con la promessa di una risposta flash anche a lei, a D'Incecco. Per rispondere a un'altra delle obiezioni, appunto, proprio per evitare, per sgomberare il terreno da questo derby campanilistico tra Abruzzo, Marche e Lazio, ma c'è il rischio veramente che la regione Marche possa in qualche modo sottrarre risorse alla portualità abruzzese, restando sotto l'autorità portuale di Ancona? No, credo che non si corra. Credo che il governo, come ha detto anche il presidente Marsiglio, come è uscito fuori dal dibattito in aula, il governo deve realmente credere all'inserimento dell'Abruzzo nei corridoi. Lo deve fare sia con lo stanziamento di risorse, quindi col potenziamento anche della rete ferroviaria, che ci sarà e sarà fondamentale, e lo deve fare dimostrando all'Europa, con atti concreti, quanto crede a questo, al recupero dell'Abruzzo rispetto a queste reti. Quindi noi abbiamo le idee chiare, le abbiamo poste al governo, le abbiamo concretizzate anche con richieste di finanziamenti chiari, e a questo punto la palla deve per forza passare al governo, che deve, e lo abbiamo detto anche in aula, deve far comprendere all'Europa che lo sviluppo del nostro territorio passa per l'inserimento dell'Abruzzo all'interno di queste reti, attraverso questa convinzione chiara, dettata da finanziamenti, dettata da una credibilità di percorso. Attraverso queste condizioni, a quel punto l'Europa sarà costretta a rimettere l'Abruzzo al centro e comunque a farlo essere centrale nella ridefinizione delle nuove reti. Bene. Se il governo crederà a questo percorso, se noi saremo bravi a continuare nel lavoro di unità con le altre regioni, di interconnessione anche politica con le altre regioni, io sono convinto che questo non accadrà. Certamente il tema non è solo turistico, ma anche di merci, anche dal punto di vista militare, perché ci sono tanti settori che possono e che devono aiutare l'Abruzzo a crescere e a essere, come dire, e a tornare protagonista in un percorso che fino ad oggi l'ha visto fuori dal protagonismo. Grazie D'Incecco. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa, poi abbiamo ancora Sara Marcozzi e ancora i nostri ospiti studio. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, abbiamo in collegamento Sara Marcozzi, con la quale faccio questo tipo di provocazione. In Abruzzo probabilmente non abbiamo le idee molto chiare sul da farsi, però sembra che nemmeno a Roma, da quanto abbiamo ascoltato, vi siano all'interno degli stessi ministeri indicazioni certe su come impostare questo percorso verso la trasversalità. È proprio così, capogruppo Marcozzi? Io credo di no. Intanto un saluto a tutti. Qui si deve distinguere, diciamo così, quello che è scritto nelle leggi dai secondo me, perché di secondo me ne ho sentiti tantissimi, e cioè ho sentito qualche secondo me, tra virgolette, sul quale, in base al quale cambiare
come dire, autorità di sistema portuale comporterebbe la perdita della ZES, quello è un secondo me sbagliato, perché nelle leggi non c'è scritto questo, per cui insomma ci tengo a precisarlo. Un altro secondo me che ho sentito è che all'Europa interesserebbe poco con chi andiamo, quindi i porti abruzzesi con chi saranno, se con Ancona o con Civitavecchia. È un secondo me avanzato dal capogruppo Testa, che tra l'altro mi stupisco da capogruppo di Fratelli d'Italia che abbia così a cuore lì quanto interessa all'Europa. A me interessa quello che interessa agli abruzzesi, e cioè faccio un piccolo passo indietro, direttore. Quando nel 2016 le autorità di sistema portuale si cominciavano ad essere riorganizzate, per così dire, i porti abruzzesi erano inizialmente stati messi con Civitavecchia. La grande paura di questo corridoio di fatto e di questo corridoio formale, no? tra il Lazio e l'Abruzzo, la grande paura fece innescare tutta una serie di pressioni politiche da parte di politici evidentemente di altre regioni, Marche in primis, ma anche Puglia e Campania, che avevano interessi, come dire, a fare corridoi o più a sud o più a nord, e l'Abruzzo è stato spostato con Ancona. Ancona nel 2016 era con Ravenna, e Ancona nel 2016 aveva il grande problema di non essere, di non rappresentare all'interno di un'autorità di sistema portuale il porto più piccolo rispetto a Ravenna, quello che invece noi siamo oggi. Per cui il timore fondato ce lo aveva, non è un secondo me. Con Ancona siamo svantaggiati e con Civitavecchia siamo avvantaggiati, ce lo hanno dimostrato i fatti. Prima anche Carmine Ranieri, credo fosse, ha ricordato anche che quotidianamente sulla stampa di Regione Marche si legge palesemente l'ostilità, diciamo così, delle forze politiche, dei player, chiamiamoli così, anche marchigiani, rispetto alle pretese ingiuste, ingiustificate di Regione Abruzzo, per cui non è un secondo me. I fatti sono che la legge non prevede assolutamente la perdita di ZES in caso di passaggio con Civitavecchia, che non c'era, non ci sarebbe stata, non c'era e non ci sarà nessuna preclusione in questo, che peraltro la palla non sta al governo, perché la competenza è delle regioni, tanto è vero che Luciano D'Alfonso e Zingaretti firmarono un accordo per il passaggio all'autorità di sistema portuale. Detto questo, è vero che si è perso tempo, perché io questa è una cosa che ricordo sempre, una delle poche cose sulle quali ero d'accordo con l'ex presidente Luciano D'Alfonso era questo corridoio. Purtroppo si è fatto scappare anche lui questa opportunità. Ma oggi la domanda che resta, siccome non è un derby, perdonatemi, e non è una preferenza calcistica andare con Ancona o andare con Civitavecchia, è evidente che se sei sulla stessa costa, più o meno a 200 km di distanza, sei in concorrenza con un porto che è già 100 volte più grande di te. Se invece ti unisci ad un porto che è completamente dall'altra parte dell'Italia e riesci a formare questo corridoio, puoi solo che guadagnarcene. Ma detto questo, non vorrei che si limitasse a un derby. La domanda non è per quale motivo volete passare con Civitavecchia. La domanda è, visto che 16 sigle sono d'accordo, di fatto tutta la politica tranne questa maggioranza è d'accordo, la domanda reale è per quale motivo non farlo. Ecco, mi pare che la domanda rimanga sospesa, ma io le faccio un'altra, appunto, proprio per chiarire un altro aspetto che è rimasto controverso in questa trasmissione. Vale a dire, nel passaggio a Civitavecchia ci sono delle certezze rispetto al fatto che la zona economica speciale non sfugga all'Abruzzo? Ecco, voi avete anche dei riferimenti nazionali, credo, come Movimento 5 Stelle, come insomma, forza anche che ha
esponenti importanti all'interno del governo, per poter mettere la mano sul fuoco che non si fa un salto nel vuoto se si va con Civitavecchia, Marcozzi. Sono dubbi che sono stati fugati dall'allora ministro Provenzano, che ha chiarito, rispondendo ad una interrogazione, che ha chiarito che la questione ZES non c'entra nulla. Cioè sono due canali che viaggiano. Ecco, ma è così anche per il governo Draghi? Per il governo Conte lo era, ma per il governo Draghi? Beh, ma le leggi sono quelle, non sono ancora state cambiate, per cui se vogliamo fare, come dire, una discussione sui secondo me, ci possiamo mettere dentro tutto. Se vogliamo basarci su quello che c'è scritto letteralmente sulle leggi, no, non c'è nessun rischio. Beh, mi sembra chiara l'esposizione e adesso io volevo nel ringraziare Sara Marcozzi. Grazie a te direttore, grazie a tutti voi. Porre un altro tema che è strettamente legato appunto al discorso Civitavecchia-Ancona, ma che invece riguarda in particolare il futuro dei porti abruzzesi, perché Camillo D'Alessandro lo ha detto marginalmente nel suo intervento, ma penso che sia la partita vera su cui, al di là di giocarla con chi, innanzitutto bisogna decidere se giocarla come, vale a dire trasformare uno o un sistema dei porti abruzzesi in un porto cosiddetto core, che è la garanzia dell'appartenenza ad un corridoio transeuropeo. E questo è un punto di criticità ancora per l'Abruzzo, perché i porti non hanno i volumi, anche Civitavecchia non è ancora certa ad oggi, come diceva D'Alessandro, di avere questa certificazione, ma probabilmente ci arriverà, penso che non sia questo il problema, ma l'Abruzzo al momento, ma perché l'Abruzzo non ha, pur avendo la potenzialità di questi porti commerciali, proprio i numeri, le dimensioni, i volumi per poter diventare terminale europeo? Qualcuno dice lo potrà fare Ploce, perché utilizzando l'altra sponda dell'Adriatico comunque si rimane al centro di questa direttiva, ma ecco, in Europa le cose necessitano di tempi non brevissimi per poter essere innescate. Cosa farebbe lei, per esempio, Ranieri, per ottenere questo risultato? Un piccolo indizio lo ha lanciato anche D'Alessandro nel suo intervento, e qualcosa mi è parso di sentire anche nell'intervento del capogruppo della Lega. Serve una specializzazione per uno o più di questi porti? Certamente sì, noi dobbiamo catturare la trasversalità, e per fare questo servono un insieme di condizioni. La prima condizione è certamente quella che diceva lei, direttore, cioè sviluppare la portualità. Noi siamo già intervenuti proprio in una procedura di consultazione europea per chiedere di inserire anche il porto di Ortona all'interno dei porti che possono, nei quali si possono sviluppare le reti TEN-T, chiedendo proprio che questo avvenisse anche sul fatto che il porto di Ortona è un porto dove, diciamo, è anche un'infrastruttura militare, quindi una condizione specifica. Ecco, la parola militare che avevo sentito nel discorso di Dincecco che mi aveva acceso un po' la lampadina. Lo abbiamo scritto in una consultazione proprio nell'Europa come parti sociali. E poi anche il fatto che il porto di Ortona è un porto inserito in una ZES, anche questa è una particolarità. Questo per dire che ci sono i regolamenti europei, ma la politica non può assistere a quello che succede in Europa. Noi dobbiamo essere protagonisti del percorso europeo nella politica italiana e a vantaggio della politica regionale. È proprio questo che stiamo costruendo, anche perché sui porti è necessario inserire questi elementi perché vi siano delle modifiche al regolamento europeo. Sul porto di Civitavecchia sicuramente sarà inserito, ma già nel regolamento europeo si parla di reti core, ma anche di reti comprehensive nell'ambito delle reti TEN-T, quindi qui c'è bisogno più di una specificazione che di una normativa nuova. Ma la trasversalità, ovviamente, come dice la parola, parte dai porti, ma arriva e collega anche due mari, passando tra l'altro per l'Appennino, per delle zone interne dell'Italia e quindi per delle zone molto difficili da infrastrutturare. È qui che ci sono i punti di forza dell'Abruzzo che noi dobbiamo valorizzare, perché gli altri punti, oltre ai porti, che come dicevo dobbiamo agire in questo senso, sono le infrastrutture di attraversamento, e noi siamo l'unica regione
che ha già un'infrastruttura di collegamento importante, l'autostrada 24 e 25, e su questo è necessario che si approvi subito il PEF per mettere in sicurezza anche sismica quei viadotti e quell'autostrada, anche perché anche quella è un'infrastruttura necessaria per il passaggio dei convogli della protezione civile, e ce l'abbiamo noi, ce l'ha l'Abruzzo, è importante la ferrovia, è per questo che abbiamo insistito perché nel recovery plan ci fosse questa infrastruttura importante. È importante anche l'aeroporto, come dicevo prima, che fa volumi importanti rispetto all'altro porto. Poi sono importanti anche le infrastrutture logistiche, e noi non possiamo dimenticare che abbiamo l'interporto di Manoppello, l'autoporto di Avezzano, e poi ci sono i chilometri da percorrere nell'intermodalità. Andare ad Ancona il percorso è più lungo, si consuma certo. Più CO2, bisogna fare più strade, bisogna bucare più montagne. E infine c'è quello, l'Europa valuterà per la valutazione del corridoio europeo quello che si è già costruito e quello che si sta costruendo. È per questo che noi insistiamo sul tema dell'autorità portuale, perché l'Europa valuterà già quali sono gli interscambi tra il porto del Tirreno e il porto dell'Adriatico. Sono valutazioni che devi fare per un'analisi socio-economica, per capire dove è meglio inserire questo corridoio. E anche per questo mi permetto di dire, e chiudo, che noi stiamo ragionando di ferrovia, dove sappiamo benissimo che non tutta la ferrovia Pescara-Roma ha una progettazione esecutiva, ma noi ci interessa che si cominci su quei tratti che sono dove i progetti possono subito essere messi a terra, tra l'altro questo porta lavoro e condizioni importanti. Ma che ci fosse anche una progettazione di massima su tutto il collegamento Pescara-Roma, perché l'Europa valuterà anche questo. L'ultima questione, poi proprio chiudo se me lo consente direttore, è la questione, la polemica sul fatto che il porto di Civitavecchia ha problemi finanziari, problemi di gestione finanziaria. Qua anche dobbiamo distinguere tra quella che è la gestione finanziaria di un porto, cioè che significa i costi ed i ricavi rispetto all'attracco delle navi, ai canoni di locazione, ai servizi offerti, dove nel 2020 c'è stato il Covid ed è chiaro che tutta la croceristica su Civitavecchia non ha funzionato, non sono stati riscossi canoni, ma anche l'autorità portuale di Ancona ha avuto difficoltà economiche in questo senso nel bilancio 2020, ma il tema non è questo, perché noi mica andremo a mischiare i bilanci, ognuno terrà il suo bilancio, il tema è gli investimenti che si fanno, e l'autorità portuale di Civitavecchia ha avuto investimenti dal recovery plan per 128 milioni di euro, quindi insomma i temi appunto vanno approfonditi, e soprattutto bisogna lavorare non solo in maniera larga, è un bel progetto, ma anche lavorare giorno a giorno perché le cose si modifichino, e questo credo sia il compito importante della politica. Allora, io adesso mi piace chiudere col direttore di Giosaffatti, che sa che io sono abituato a fare delle domande cattive, quindi faccio una domanda cattiva per chiudere. Voi parlate sempre di coraggio e di certezze, perché le imprese hanno bisogno di coraggio da parte delle istituzioni della politica e di certezze da parte del sistema delle leggi, una parola insomma, in Italia non è così facile. E ha lanciato lei anche un grido d'allarme molto grave rispetto ai tempi che si stanno vivendo e ai tempi che si stanno perdendo. Ecco, ma le imprese sono pronte in qualche modo anche ad affrontare una rivoluzione, per esempio appunto della vocazione degli scali abruzzesi, pur di ottenere il risultato della inclusione in un corridoio europeo? Cioè c'è il vantaggio dell'ottenimento del corridoio TEN-T, non rischia anche di creare degli effetti negativi su un tessuto economico locale che vive anche in quei porti, in quelle strutture, in quelle infrastrutture di una microeconomia che comunque adesso regge tante imprese? No, è il contrario. Noi abbiamo nel 2018 abbiamo istituito un tavolo grandi imprese per comprendere quali aziende potevano essere potenzialmente, grandi aziende naturalmente, potenzialmente interessate ai porti di Vasto e Ortona, e con nostra grande sorpresa positiva abbiamo verificato che a realizzarsi determinate condizioni che sono infrastrutturali e quindi di trasversalità, noi avremmo veramente un aumento notevole delle capacità portuali, e quindi daremo veramente ascolto alle esigenze delle nostre imprese. E tra l'altro vorrei dare un dato, questo è anche a livello nazionale.
nel 2020 rispetto al 2019, dopo 11 anni, il nostro paese, Italia, è passata dall'ottava potenza manifatturiera del mondo alla settima potenza manifatturiera. È un dato incredibile. Cioè noi, nonostante la pandemia, siamo riusciti a ottenere una posizione in più rispetto allo zoccolo duro del manifatturiero. Bene, l'Abruzzo ha una dotazione industriale superiore alla media italiana. Con la mancanza di queste infrastrutture, se non riusciamo a intercettare questa possibilità del corridoio mediterraneo, diciamo intermodale, appunto Barcellona-Civitavecchia-Ortona, noi veramente rischiamo di tornare indietro dal punto di vista industriale. Non ce lo possiamo permettere. Perché? Perché oggi nella transizione green l'Abruzzo non è solo perché siamo la regione verde d'Europa. L'Abruzzo ha capacità industriali green che sono notevole, che noi possiamo mettere in campo. Quando si parla di diciamo porti core, è chiaro che noi non abbiamo oggi la capacità di tonnellaggio di un porto core, ma non ce l'ha, se lo si diceva poc'anzi, Civitavecchia, ma in realtà Civitavecchia è così strategico per i numeri che fa che, ripeto, già nelle ultime audizioni ci dicono che la rotta sia ormai quella del porto core. Noi però possiamo essere strategici, lo diceva proprio lei direttore, diciamo nel corridoio 5 intermodale per due motivi. Una, perché ci affacciamo al porto di Ploce e quindi è un porto importante. L'altra, perché colleghiamo infrastrutture logistiche e opere, diciamo grandi opere, che sono oggi poco utilizzate rispetto al potenziale che hanno. In una Europa che dà come must europeo e globale, quindi Europa verso il mondo, nella transizione green, far comprendere questa sostenibilità di questo corridoio significa poter creare le condizioni perché l'Europa non faccia nuovi, lo diceva Carmine Ranieri, non faccia nuovi regolamenti, ma riesca a modificare quei regolamenti proprio per il bene comune dei corridoi europei, perché sono fondamentali. Ecco, quando noi parliamo di interporto, dove ci sono 900.000 metri quadri, 5 binari ferroviari, dove c'è un'uscita autostradale dedicata, ma proprio di fronte abbiamo l'aeroporto di Pescara. Bene, l'aeroporto di Pescara, che ha soppiantato Falconara, Ancona, lo si diceva dal punto di vista passeggeri, può con la trasversalità cominciare a programmare invece il tema dei voli cargo che non esistono a Pescara e che potrebbe rappresentare un potenziale enorme per l'intera Europa, fino alla Russia più estrema, in 48 ore poter consegnare le nostre imprese. Gli investimenti che sono stati fatti per l'allungamento della pista. Assolutamente sì. Allora, io ringrazio il direttore di Giosaffatti, con il quale facciamo un piccolo promo sul Rete 8, perché lunedì so che ne parlerete ugualmente nella trasmissione che ha avuto grande fortuna in onda alle 21.30, che si chiama Economia, promossa in sinergia appunto con Confindustria Chie di Pescara. Sarà proprio il tema delle infrastrutture e della trasversalità al centro del vostro approfondimento, quindi per chi ne volesse abbiamo un capitolo 2 da scrivere insieme su Rete 8. Ringrazio Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL, ringrazio i consiglieri regionali che vedo ancora collegati, perché vuol dire che oltre a dare un contributo importante hanno anche ascoltato delle riflessioni utili per il loro lavoro da questa trasmissione, quindi grazie ancora. Vi auguro naturalmente di portare a termine comunque sia in uno spirito unitario questa partita nell'interesse degli abruzzesi. Grazie, noi ci vediamo la settimana prossima, arrivederci.